C'è l'abitudine per fare una talea di oleandro di mettere un rametto in acqua. L'oleandro radica molto velocemente, ma è anche vero che le radici che nascono in acqua sono talmente deboli da non sopravvivere molto spesso quando poi lo mettiamo in terra. Vediamo allora qual è la tecnica più corretta. Innanzitutto scegliamo un ramo non fiorifero e tagliamo la cima per non più di 10-12 cm. Eliminiamo quindi tutte le foglie alla base e lasciamone soltanto due o tre. Tagliamo queste foglie per circa due terzi. Questo serve ad evitare che con la traspirazione la talea si asciughi, cioè si disidrati completamente. Consideriamo che la nuova piantina non ha ancora radici e quindi non può assorbire acqua dal terreno. Mettiamo la nostra talea a questo punto, dopo averla bagnata, in terriccio umido e copriamola con una bottiglia da cui abbiamo tolto il fondo. Mettiamola in posizione luminosa ma non al sole e aspettiamo un paio di settimane. In queste condizioni la talea resterà in una condizione di elevata umidità, non si disidraterà e avrà il tempo di fare le radici. Dopo circa un paio di settimane, scoprendo la bottiglia, vedremo che sono spuntate alcune foglioline. Questo è segno che sono nate delle radici e che la pianta ha cominciato a vivere autonomamente. Non cantiamo vittoria. Torniamo a coprire la pianta con la bottiglia e lasciamocela ancora un paio di settimane in queste condizioni perché si rinforzi.